vero, è vero. Invece, per quanto riguarda il Portogallo, adesso voglio capire noi quattro, anzi da voi tre, e poi devo dire anche io la mia di quello che penso. Ditemi un po' come avete visto la situazione Portogallo, la vicenda Ronaldo, la Io dico, parto partita io. e della partita Bene. anche. Allora parto io. Il mio pensiero è questo, che smette con il grande calcio, uno dei più grandi del calcio, che è Ronaldo, che praticamente va a chiudere il suo percorso in maniera chiaramente non positiva per una serie di situazioni che sono accadute e che nell'epilogo è stata secondo me triste. E secondo me non è stata così corretta, ma arrivo a dirvi che non è stata corretta da tutte le parti, da come la giri e la rigiri. Cioè, non mi è piaciuto come lui, diciamo così, da un punto di vista tecnico e come attitudine, ha supportato la sua nazionale. Non mi è piaciuto, secondo me, come comunque in tanti fuori. Diciamo così, il movimento del mondo calcistico e non per un fallimento, come è stato, diciamo così, il suo mondiale, si è rivolto a lui. Ma questo perché lo dico? Perché accade a tutti. E mi dispiace quando accade a tutti. Cioè, perché accade a Messi, accadrà a Messi se non vincerà, ed è stato il miglior giocatore del mondiale. E accade. Voglio dire, accade all'Uruguay che è andato fuori per delle decisioni arbitrali. E quindi, come hai detto tu, Antonio, mi dispiace per Suarez, è un'ingiustizia che sia finito così. Cioè, accade a Thiago Silva, accade a Neymar e accade anche agli allenatori. Luis Enrique, cioè, accade a dei personaggi della storia del calcio attuale o anche passato, che vengono chiaramente per lo stress, la pressione e la tensione e la forza di riscontro che ha un mondiale, vengono, diciamo, gli viene puntato il dito contro e vengono attaccati. Ronaldo finisce non il mondiale, ma la carriera per me, a suo livello, ed è triste secondo me come è finito l'epilogo di Ronaldo. E lì secondo me tanti hanno colpa. Però io, e poi vi lascio la parola, dico questo. Tu, Anto, prima hai detto il Portogallo, poi hai detto la questione Ronaldo. Io questo dico di Ronaldo, ho rispetto enorme per la sua carriera, per quello che ha fatto e mi è dispiaciuto il finale. Ma allo stesso tempo dico una cosa, il Portogallo può vincere il prossimo europeo, può vincere il prossimo mondiale, perché il Portogallo non è solo Ronaldo nell'attualità, ha dei fenomeni, ha una squadra forte, ha giovani che ancora la gente non conosce, che sono forti come questi, che verranno fuori, a una generazione e un futuro incredibile. Secondo me il Portogallo dovrà capire cosa fare nella guida tecnica, perché anche lì troppe cattiverie sull'allenatore. Ma qua no, non si ha più la lucidità nell'analisi, qua si attacca e basta e conta solo il risultato, ok? Conta questo, nessuno analizza cosa ha fatto l'allenatore che gli ha fatto vincere un europeo e una Nation League. Ma il Portogallo non finisce, comincia dopo l'addio di Ronaldo, eh? Occhio, mio parere. Tanto. No, io voglio andare per ultimo perché poi voglio dire due o tre robe di un certo tipo. Bobo, vai te. No, sono d'accordo col Camel che il Portogallo ha dei giovani fenomenali, quindi come dice il Camel può vincere il prossimo europeo, il mondiale. Per i prossimi 10 anni è tranquillo il Portogallo. Dispiace vedere Ronaldo, tutte queste polemiche qua, perché comunque il giocatore che è stato, non vuoi mai vederlo in queste situazioni qua, no? Però sai, l'allenatore deve prendere decisioni e il giocatore deve purtroppo accettarle, no? Nel senso, lui non lo capisce questa cosa qua e vuole sempre giocare, quindi c'è stata questa polemica qua. Però vedo un grande riscatto da parte del Portogallo. Poi di Ronaldo non voglio dire niente, perché comunque fondamentalmente non ho niente da dire, ognuno si comporta come crede, no? È stato un giocatore straripante, fenomenale in questi 15 anni, quindi non dico niente, so solo se insomma, capisco la sua voglia di giocare, queste robe qua, però come dice il Camel, il Portogallo è in buonissime mani. Velocemente, per Cristiano Ronaldo, rispetto per quello che ha fatto, poi d'accordo con Lele, si potrà gestire meglio lui, però
sulla, sul suo finire di carriera. E poi Lele ha detto che il Portogallo è una riserva incredibile di giocatori, quindi l'allenatore, che a me inizialmente non piaceva, però va a prendere delle scelte importanti, perché non è solo Cristiano Ronaldo, è Cancelo che non gioca, Leao che non gioca, vuol dire che comunque in una squadra così forte l'allenatore doveva prendere decisioni, e non è giusto non ricordare anche cosa ha vinto e come è uscito col Marocco immeritatamente. Allora, vado io. Per quanto riguarda la partita, vado prima della partita. Il Portogallo ha fatto una grandissima partita, merito al Marocco, sì, che è andato avanti, però doveva andare il Portogallo, perché il Marocco ha fatto mezzo la papera del portiere, che è uscita vuoto, e ha fatto gol. Grandissima partita del Portogallo, meritava di andare avanti, però grandissimo merito al Marocco. Però Lele, su una roba importante, io sono d'accordo con Lele. Quando Lele dice per i prossimi 10-15 anni, Lele, è in eterno il Portogallo. Il Portogallo è come l'Uruguay, c'è una riserva di giocatori forti che ancora non conosciamo, che verranno ancora fuori, eccetera, eccetera. Però nei prossimi europei mondiali c'ha dei giocatori veramente forti di grande personalità, e io spero, ripeto, spero che vada avanti con questo allenatore, con questo signor allenatore, perché per me è un signore, per come si è comportato e per il suo comportamento nei confronti di se stesso e nei confronti del gruppo. Va fatto una statua a Santos, perché Santos va rispettato come uomo e poi anche come grande allenatore, perché ha fatto delle scelte giuste, non scelte giuste. Dal momento che arriva questo, vado nella questione Ronaldo. Non sono d'accordo con Lele quando dice dove la metti e la metti, tutti hanno sbagliato. Lele, scusa che ti contraddico, però qui chi ha sbagliato è stato uno solo, che ha creato questo disastro, ed è stato lui, Cristiano Ronaldo, che ha fatto il grandissimo disastro a mettere in difficoltà allenatore, squadra, compagni, ragazzo che giocava avanti al posto suo. Chi ha creato questo grandissimo disastro? Non da dove la mettiamo, no, il disastro grande l'ha fatto solo lui, perché se lui parla o si comporta in un certo modo, è normale che il mondo intero parlano la questione Cristiano Ronaldo. Dal momento che Bobo giustamente non si esprime, oppure ognuno si esprime o non si esprime, la pensa a modo proprio, lui lo doveva capire già 2-3 anni fa che non ce la faceva più. Andiamo avanti. E già perché Cristiano Ronaldo è andato al mondiale, perché sta facendo malissimo, ha fatto malissimo col Manchester United, dove ha fatto un gol, dove non giocava, è andato lì, gli hanno fatto fare le prime 4 partite che non l'ha mai presa. In più lui cosa ha fatto? Ha fatto venire fuori un casino dove fake news o non fake news, andava, non andava, non ha accettato la panchina, pare che lui si sia rifiutato di allenarsi o meno. Il grandissimo disastro e la grandissima difficoltà al Portogallo, poi quando si fanno i tweet, non tweet, e cose, sono sceneggiate che a me non, per me non contano un cazzo queste robe qua. Devi prima comportarti in un certo modo, quello che io mai nella mia vita ho fatto, io sono il primo a dire, io non ho mai avuto delle volte rispetto per gli allenatori, per i compagni, mi sono comportato male, però siccome adesso io faccio l'opinionista con 3 amici miei, io devo dire che la realtà dei fatti, chi ha creato la tempesta perfetta in modo negativo al Portogallo è stato Cristiano Ronaldo, perché uno, ti devi voler bene a tutto quello che tu hai fatto, devi rispettarti te stesso, perché non ce la fai più, devi iniziare a capirti, non l'accetti e devi accettarlo. È successo a Michael Jordan, è successo a Federer, è successo a tutti i più grandi di ogni sport, devi accettare. Ti hanno chiamato perché sei Cristiano Ronaldo, non l'hai mai ciappato, sei andato in panchina e ti comporti in quel modo, non so la parola giusta da usare, scorretto, mi tengo buono. Non puoi assolutamente comportarti così, e hai messo in grandissima difficoltà quel signore che è in panchina, che si è comportato da padre nei tuoi confronti,
dove giustamente arrivi a un certo punto tu devi fare delle scelte, e lui ha fatto scelte ma giuste. Ci può stare che Leao dovevi buttarlo un po' prima, dovevi far giocare qualche minuto in più, lì è una questione diversa. Però la questione Cristiano Ronaldo si è comportato in modo non da signor, di più, perché ti ha convocato, ti ha fatto giocare, non gli hai dato nulla e soprattutto gli hai creato una bomba atomica perfetta in modo negativo nei confronti di questo signore qua, che ha fatto un lavoro eccezionale in 8 anni, ha fatto un lavoro eccezionale con i ragazzi, la squadra ha fatto benissimo, aveva il problema che eri solo te. E alla fine cosa fai? Fai un tweet, grazie Tizio, grazie Caio, adesso si faranno delle scelte, delle decisioni. Non devono fare niente, perché adesso lui, tra virgolette, sta dicendo nel comportamento, perché poi ovviamente anche i suoi parenti hanno fatto dei tweet contro l'allenatore. L'allenatore, prima di essere un grande allenatore, è un grandissimo uomo. E la cosa che io non sono d'accordo con te, Lele, che quando tu giustamente, è la tua opinione, dici hanno sbagliato in tutti i fronti. No, no. Chi ha complicato, chi ha fatto la tempesta perfetta in modo negativo è stato solo uno, ed è Cristiano Ronaldo. Ha fatto un disastro a livello mediatico, di comportamento nei confronti dei ragazzi e dell'allenatore. Un abbraccio grande a Fernando Santos. Allora, e poi scusa Nick, una roba al volo. Ieri mi sono emozionato, Lele, la lettera che ha fatto Neymar a Tite. Assolutamente, clamorosa, andatela a vedere. Col cuore in mano, non so se allora, l'avete letto. Però, vedi che tu, poi ti lascio la parola Nick, ti voglio dire questa cosa qua. Quella cosa che io dico è proprio questo il tema. Io sto male quando la gente punta il dito e toglie quello che è stato. Non l'analisi di questa cosa, perché l'analisi della situazione, io sono d'accordo con te, sull'analisi del momento, ma a me non piace quando un palo dentro o un palo fuori, ok, si va a calpestare tutto quello che è stato. Allora, questo qua accade a Neymar, accade a Tite, accade a Fernando Santos, accade a Ronaldo, accadrà a Messi, accade a tutti. Ed è questo qua che io dico, perché sull'analisi del momento l'abbiamo trattata tante volte. Infatti, Fernando Santos dice, caro Ronaldo, siamo amici, gioca Gonzalo Ramos, tripletta. Perché è bravo l'allenatore, non perché è scemo, è bravo. A me non piace quando adesso si va a denigrare il resto. Solo quello, sai perché ti dico così? Ronaldo, certamente la carriera con questo epilogo adesso finisce. Cambierà, diventerà un'altra carriera. Probabilmente diventerà proprio tutta altra cosa. Sarà più legata all'imprenditoria. Allora non voglio che venga tolto il resto. Tutto qui.